Primo, una scuola di attori e registi a Venezia. Secondo, una scuola e un corso importante di sceneggiatura per i teatri, di drammaturgia a Padova. Terzo, una scuola per l'artigianato del teatro a Treviso. Il progetto è ambizioso e unico in Italia. Non solo il teatro che si mette in scena, ma anche il teatro come fucina di nuovi talenti. L'asso, in anteprima Ring, viene calato dal presidente Beltotto a pochi giorni dall'annuncio ufficiale del ritorno del teatro stabile del Veneto in Serie A, nella ristretta cerchia dei teatri nazionali. Mettere insieme, in fila queste cose, in modo tale che il teatro ritorni a essere un luogo vivo, un'impresa viva. Una tripla scuola, un triplo corso per mantenere viva la cultura teatrale. Attori a Venezia, sceneggiatori a Padova, tecnici artigiani a Treviso. Artigianato vuol dire anche la tecnologia, eh? Certo. Cioè, dobbiamo arrivare a un uomo solo che governi il palcoscenico. La tempistica, autunno. Il progetto è già in opera. Prestigiosi insegnanti pronti a formare nuove generazioni. Con la Regione del Veneto è già partita, noi abbiamo un rapporto con l'assessore Donazan straordinario. Il tempo di mettere giù un po' di sane fondamenta, io penso ottobre-novembre dovremmo annunciare. Parlavo con Irene Bruck, che è una donna di teatro importante, internazionale, che verrà certamente a dispensarci il proprio sapere. Nel frattempo sta per essere annunciata l'attesa stagione 2022-2023, un teatro stabile pieno di entusiasmo, idee, novità e tradizione. Essere ritornati in Serie A aiuta, ma, sottolinea Beltotto, servono risorse. Quando mi è stato detto dobbiamo tornare a essere teatro nazionale, io ho cercato di dissuadere un po' tutti. Ho detto, guardate, se noi diventiamo teatro nazionale, cosa che non è impossibile, ma non perché non ci sono io, ma perché c'è una squadra straordinaria, quindi è possibile che ce la facciamo. Poi ci iscriviamo a un club ristretto. Per iscriverci è un nulla, e poi però bisogna rimanerci. Per Sì. giocare in Serie A ci vogliono i soldi. Dobbiamo fare un po' come quelle squadre di provincia che sono state brave, hanno investito bene, hanno investito nei campioni veri, ma soprattutto in una società sana.